Alla luce della crisi e mutamenti degli ultimi anni, quale ruolo gioca oggi la Caritas per mantenere saldo il tessuto economico e sociale locali? Che tipologia di servizi offrite sul territorio? Certo, allora noi proviamo a dare una piccola risposta a tutte quelle persone che vivono condizioni di grave disagio sociale e di difficoltà. E abbiamo sia, diciamo, abbiamo due sportelli sociali che sono appunto un po' di emergenza sociale, che sono il centro d'ascolto di Spezia e quello di Sarzana. E a questi sportelli sono collegati dei servizi sia di primissima accoglienza, quindi parliamo del servizio che serve proprio a rispondere ai bisogni primari della persona, per cui il dormitorio, la casa d'accoglienza, la mensa di Sarzana e il servizio docce, quindi quelli che proprio rispondono ai bisogni veramente essenziali della persona. E poi cerchiamo con l'aiuto di tutti di vedere che cosa poi è possibile fare in percorsi integrati per diciamo, l'inserimento socio-lavorativo attraverso delle borse lavoro, attraverso dei progetti che facciamo con tutto il territorio per vedere se riusciamo a dare alla persona la dignità di guadagnarsi il pane che serve, no, per sfamare la famiglia, per rispondere alle esigenze normali di una famiglia che deve vivere. Abbiamo l'emporio solidale in cui poi diamo dignitosamente la spesa, non più pacchi alimentari, ma è proprio un piccolo supermarket, proprio insieme a tutto il territorio, quindi alla Fondazione Carispe, ai tre distretti socio-sanitari della nostra provincia, proprio perché ormai la povertà è tanta, il disagio è tanto e le risposte devono essere per forza corali insieme, devono essere in rete e quindi cerchiamo veramente di trovare il più possibile risorse comuni mettendo insieme le forze sociali del territorio. Dai dati emerge un chiaro mutamento del concetto di povertà e negli ultimi tempi a fare notizia, oltre i senza tetto e gli immigrati, sono proprio le famiglie appartenenti alla classe media che hanno difficoltà a arrivare a fine mese e anche i giovani. Si può parlare di nuovi poveri? Sì, certo, si può parlare di nuovi poveri, anche se ormai è un fenomeno che noi vediamo già da un po' di anni che sta aumentando. Chiaramente, come si diceva, il fatto che cioè, il lavoro è sempre più precario, i contratti sono sempre di più a tempo determinato, a chiamata e quindi il lavoro è sempre più saltuario, per cui le famiglie sono sempre di più in crisi economica, per cui un mese ce la fanno a pagare, il mese dopo affitto, bollette, spese sanitarie, spese scolastiche diventano un problema. E quindi i ragazzi risentono tantissimo, perché chiaramente e avendo questa difficoltà lavorativa, entrare nel mondo del lavoro diventa sempre più difficile e sempre più si allunga l'età in cui poi uno riesce ad avere una indipendenza economica, oppure ce l'ha, così come succede per i padri di famiglia, ce l'ha a momenti. E quindi diventa difficile pensare a una casa, a prendersi una casa, a tirar su, a vivere insieme, a pensare ad avere dei figlioli, e perciò certamente possiamo parlare di nuovi poveri. Noi qui vediamo tantissimo la presenza di famiglie di tutte le età, dalle famiglie giovani,
a quelle meno giovani, a quelle anziane, perché anche ci sono tantissime coppie comunque o singoli anziani che hanno una pensione talmente piccola e bassa che, non, per cui non riescono a provvedere a rispondere a tutte le esigenze minime, essenziali della vita. Anche quest'anno assistiamo a un aumento sempre di più, al peggioramento del numero di persone accolte anche dal centro Caritas. A cosa potrebbe essere dovuto questo continuo aumento? Certo, è un po' quello che dicevo prima, perché più persone hanno bisogno di essere aiutate a arrivare a fine mese, se parliamo della fascia media. E naturalmente ci sono sempre più persone immigrate che non riescono poi a integrarsi e quindi finiscono per strada o quasi. Oltre alle persone nostre che hanno anche difficoltà di altra natura e vengono da percorsi di sofferenza grave a livello fisico, personale, individuale e che fanno molta fatica ad essere poi accolti nel mondo sociale, nel mondo del lavoro, di conseguenza anche loro, cioè magari hanno la pensione di invalidità che è di 280 euro, 290 euro, con la quale non si possono permettere la casa né tantomeno altro. Conseguentemente, ecco, tutte le persone che vengono fuori da un percorso di disagio sociale, che può essere un carcere, che può essere una comunità terapeutica, che può essere comunque percorsi in case di cura, eccetera, eccetera, e quando poi devono reintegrarsi nel sociale. Diventa molto faticoso anche per i servizi del territorio aiutarli ad integrarsi. Quindi abbiamo veramente tante tipologie di disagio e quindi le persone hanno sempre più bisogno di aiuto per andare avanti, per cui partiamo dalla difficoltà minima di non arrivare a fine mese perché è arrivata una bolletta troppo grossa, alla difficoltà massima di una grave marginalità perché ho perso il lavoro, quindi sono andato in sfratto, sono dovuto uscire di casa, non ho i soldi per trovarne un'altra, non ho un contratto perché qualcuno mi dia un'altra casa e quindi c'è tutta questa situazione molto, molto, molto di sofferenza sociale. Quali altri tipi di interventi azioni sarebbero utili per diminuire l'incidenza della povertà sul territorio? In questo senso le istituzioni vi sono vicine e come? Sì, certo. Allora, noi lavoriamo assolutamente con le istituzioni, quindi abbiamo proprio una metodologia di lavoro che è quella dei servizi in rete, quindi lavoriamo con i servizi sociali di tutti i comuni della provincia, lavoriamo con la nostra ASDL, con tutti i servizi che si occupano di disagio, anche perché molto spesso poi da un disagio anche prettamente solamente economico, ne nascono altri di altro tipo, cioè io nel momento stesso in cui non ho più lavoro e non riesco a trovarne, entro in crisi, vado in depressione, mi ci vuole l'aiuto del servizio di salute mentale perché mi deve sostenere da questo punto di vista. E quindi, cioè, è chiaro che dobbiamo essere in rete, come dicevo prima, perché già le risorse sono molto meno di quello che occorrerebbe. Per cui, come dicevo prima, i posti letti del dormitorio ne occorrerebbe di più, le case d'accoglienza ce ne vogliono di più, le case per le famiglie ce ne vogliono di più, e il
possibilità di dare borse lavoro ce ne vuole di più, quindi vuol dire che ci vorrebbero più denari, più case di emergenza, più case di transizione, più case di accoglienza, più possibilità di dare lavoro, più soldi per pagare le cauzioni degli appartamenti, le bollette, gli affitti, per non far andare in morosità le persone. Quindi, per forza di cose, come ho detto poc'anzi, occorre per forza lavorare in rete, perché possiamo fare la nostra piccola parte, ma per aiutare una persona bisogna metterci insieme, perché un pezzetto lo faccio io, un pezzetto lo fa il servizio sociale, un pezzetto lo fa l'ASL, e dobbiamo cercare di sostenere proprio come una rete di protezione, no? Quando uno sta per cadere, bisogna mettere la rete giù di protezione, e sperando che i buchi siano abbastanza piccoli e la contengano, perché delle volte anche le istituzioni, noi stessi, facciamo i conti con come posso dire, una deficienza di mezzi, una povertà di mezzi e di risorse, che non ci consentono, non ci permettono di aiutare come vorremmo le persone che si rivolgono a noi.